Costituita da 5 proormoni liposolubili, di cui 2 in una forma molto attiva, la vitamina D riveste un ruolo importantissimo nel corpo umano. Ciao a tutti, sono il dottor Davide Arrigoni e oggi parleremo della vitamina D e del perché essa sia così importante. La vitamina D viene prodotta a partire dal colesterolo, poi attraverso l'esposizione ai raggi solari viene convertita nella forma di deposito, ovvero la vitamina D3. Attraverso poi una serie di reazioni troviamo la forma attiva dal punto di vista ormonale, ovvero la vitamina D. È possibile assumere questa vitamina in due modi principalmente, attraverso l'esposizione ai raggi solari e attraverso l'alimentazione, quindi attraverso il cibo o l'integrazione. La prima opzione è sicuramente la più allettante, ovvero prendere il sole, abbronzarsi e in cambio ricevere anche della vitamina D. Tuttavia dovremmo esporci al sole nelle ore più calde, circa dalle 12 alle 15, ore totalmente sconsigliate per la pelle. Inoltre basta un poco di crema solare e la vitamina D non viene assorbita. Per quanto riguarda il mangiare, viene assunta attraverso principalmente grassi animali e latticini, alimenti spesso sconsigliati e che possono dare problemi soprattutto se in eccesso. Si è stimato che la popolazione italiana assume circa un decimo del fabbisogno di vitamina D giornaliero. Se non viene anche un'esposizione al sole, allora l'integrazione diventa quasi obbligatoria. Quindi come si può assumere vitamina D in modo intelligente e sicuro? Prima vediamo cosa è e cosa serve. Come abbiamo già visto, la vitamina D è composta da 5 proormoni liposolubili, di cui solo 2 nella forma molto attiva, principalmente dal punto di vista ormonale. Ha innumerevoli funzioni, in particolare quella che tutti sicuramente già conoscete è quella legata alla salute delle ossa. Difatti una carenza di vitamina D porta fragilità ossea e osteoporosi. Da svariati anni conosciamo anche che la vitamina D partecipa attivamente alla creazione delle cellule muscolari e anche alla capacità contrattile del muscolo. Una carenza quindi può portare a una riduzione del tessuto muscolare, a una riduzione della capacità di contrattilità del muscolo ed a un aumento del tessuto adiposo, quindi tutte cose negative per quanto riguarda la composizione corporea. Per quanto riguarda l'attività sportiva, è interessante notare come molteplici studi indicano che una carenza di vitamina D porta a una riduzione della performance, oltre che un aumento dell'affaticamento durante la prestazione. Oltre a ciò, il recupero tra le sessioni è aumentato perché c'è un minor recupero muscolare, quindi il corpo impiega più tempo per recuperare tra una prestazione e la successiva. Per quanto riguarda la salute, tra le numerosissime funzioni ha sicuramente un ruolo di rilievo nella salute della prostata, del colon, della mammella, oltre che evitare o comunque ridurre i sintomi di patologie autoimmuni come il diabete di tipo 1, ma anche il diabete di tipo 2. Argomento senz'altro attuale, si è visto come la vitamina D sia essenziale per il sistema immunitario, difatti una carenza di questa vitamina porta a un abbassamento netto delle difese immunitarie. Si è visto inoltre come sia estremamente utile in caso di terapie contro virus e batteri del sistema respiratorio. Per quanto riguarda il dosaggio, esistono moltissimi studi che tuttavia non ci indicano dei numeri precisi. Talvolta viene detto che assumere troppa vitamina D sia nocivo per l'organismo in quanto liposolubile. Altri studi invece ci dicono che anche dosaggi molto alti non comportano danni per la salute. Senza parlare di numeri precisi, una cosa intelligente da fare è senz'altro degli esami ematici in cui andiamo a ricercare il quantitativo di vitamina D circolante nell'organismo. Nel caso questo valore fosse inferiore a quello consigliato, allora possiamo integrare con un certo dosaggio di vitamina D, magari partendo da un dosaggio un po' più basso. Se dopo ad esempio 30 giorni si rieffettuano questi esami ematici e il valore è ancora basso, vuol dire che quel dosaggio per il nostro organismo è ancora basso e quindi conviene aumentarlo. Per quanto riguarda degli ottimi integratori di vitamina D a vari dosaggi, in varie formulazioni, in casa di Tsunami Nutrition troviamo molti tipi di vitamina D, ad esempio la vitamina D singola a dosaggio normale, la vitamina D ad alto dosaggio di TM Farm e anche la vitamina D più K2 sempre di TM Farm, in cui appunto è presente la vitamina K2 che serve per aumentarne l'efficacia e la biodisponibilità. Come abbiamo visto, la vitamina D ha moltissime funzioni, partendo dalla salute al sistema immunitario, alla costruzione muscolare e anche alla prestazione sportiva, senza parlare poi della prevenzione di patologie autoimmuni o di patologie anti più gravi. La popolazione italiana, come abbiamo detto, si è stimato assumere circa un decimo del fabbisogno di vitamina D giornaliero, per cui un'integrazione può essere nella stragrande maggioranza dei casi una scelta molto intelligente ed utile. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video.